La Toscana fa scuola a Didacta, un grande spazio di oltre 230 metri quadri realizzato dalla Regione Toscana grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, ha accolto i visitatori arrivati da tutta Europa per partecipare a Didacta, la più importante fiera europea dedicata al mondo della scuola nata in Germania, ma che quest'anno per 3 giorni ha animato la Fortezza d'Abasso di Firenze. La fiera dedicata a Don Lorenzo Milani è stata inaugurata dalla ministra dell'istruzione Valeria Fedeli e dall'assessore all'istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco. Noi come Regione Toscana ci stiamo lavorando da più di un anno, abbiamo partecipato a Stoccarda all'ultima edizione tedesca, quindi veramente un grande lavoro di equipe per arrivare a questo risultato che noi speriamo, ma ne siamo quasi sicuri, possa essere veramente la prima edizione di Didacta Italia e per cui appunto Firenze possa avere questo appuntamento annuale, quindi in un'ottica di sistematicità. Obiettivo di Didacta, quello di costruire un luogo di dialogo e di confronto sulle buone pratiche della scuola, dall'innovazione del modello educativo al rapporto tra scuola e lavoro, dalla robotica alle tecnologie integrate. L'edizione italiana di Didacta è risultato di un'importante collaborazione istituzionale dove la Regione Toscana ha voluto organizzare lo stand per esporre le buone pratiche del modello toscano dell'istruzione. Noi come PORFSE, come Fondo Sociale Europeo in Toscana, abbiamo subito aderito e accolto quest'idea perché ci faceva piacere realizzare anche questo spazio espositivo dove potevamo mostrare quello che stiamo finanziando con il Fondo Sociale Europeo in Toscana per migliorare le competenze dei giovani, il livello di istruzione e diminuire la dispersione scolastica. Questo insomma, è il principale obiettivo che si pone anche la Commissione Europea negli obiettivi per Europa 2020 ai quali tutti tendiamo con i nostri interventi. E nello stand della Regione sono state ricostruite attraverso pannelli illustrativi le politiche e le strategie della Toscana per l'educazione dei bambini fino alla scelta in ambito di istruzione superiore e al sistema della formazione professionale all'università. Questi temi rappresentano uno dei terreni strategici che la Regione Toscana insieme all'Europa attraverso il Fondo Sociale Europeo perseguono per costruire una scuola del futuro sempre più innovativa. E nello stand studenti e insegnanti hanno presentato i loro progetti più innovativi tra stampanti 3D, robot per i più piccoli e quelli che aiutano nell'apprendimento i bimbi con disabilità. Presenti anche gli studenti degli istituti alberghieri e agrari toscani che hanno organizzato degustazioni e presentato i loro prodotti. Un'occasione di condivisione e riflessione sullo stato dell'arte e sul futuro della formazione in Toscana.